Anche quest'anno, per 43 giorni, tutte le imbarcazioni che praticano la pesca con le reti a strascico resteranno in banchina nei porti dell'Adriatico fino al 27 settembre per il tratto tra Pesaro e Bari. Ma prima era partito il settore nord, che va da Trieste a Rimini, come da decreto ministeriale, e con le stesse disposizioni da 26 anni a questa parte. Il fermo biologico per consentire il ripopolamento dell'Adriatico, così com'è, piace poco, sia alle associazioni dei pescatori, sia agli operatori del settore, che da tempo denunciano la sua inutilità. Ma questo blocco scaglionato e la suddivisione in due settori dell'Adriatico penalizza di molto la flotta fanese, che già lotta contro diverse difficoltà, leggi dragaggio del porto, e che ora vede soffiarsi i benefici del fermo dai colleghi riminesi, che inizieranno a buttare le reti in mare 3 settimane prima. Quelle 3 settimane lì ci dovrebbe essere tutto il pesce nuovo che praticamente si sta riproducendo adesso, tipo triglie, pannocchie, queste cose qui, per cui probabilmente loro avranno quantitativi maggiori e potranno spuntare anche prezzi probabilmente migliori, perché tutta la parte sud adesso è ferma fino alla fine di settembre. Ecco, però comunque il pesce sui banchi lo troveremo, perché ci sono, no, altre situazioni dove approvvigionarsi. Sì, il pesce non troveremo quasi tutte le qualità, però la maggior parte le troveremo, perché sta pescando la piccola pesca. Il pesce azzurro lo troviamo ugualmente, il pesce nostrano comunque si trova, e in più dopo ci sarà il pesce che arriva dalla Croazia, perché i croati pescano, e il solito pesce d'allevamento che si troverà nelle pescherie tipo spigole, orate, lo troviamo tutto l'anno quello.